noi abbiamo l'esigenza di fare una buona gara, e questa buona gara deve collimare, deve essere di pari passo con dei punti. Quindi la partita di domani deve essere vista in quest'ottica. E abbiamo l'esigenza anche di non avere più, anzi di avere continuità, e quindi in fatto sia di punti e sia di gioco. Abbiamo fatto quest'anno delle ottime prestazioni, ma oltre a questo dobbiamo metterci dei punti, perché le partite da qui alla fine sono sempre meno, e quindi abbiamo visto che è un campionato equilibrato, è un campionato dove si può vincere e perdere con tutti, e questo ormai è sotto gli occhi di tutti, e noi abbiamo questa necessità. Ognuno di noi è padrone del proprio destino, della propria volontà, quindi non credo molto a quello che sì, a quello che è un atteggiamento degli altri. Io credo che sia molto importante quello che noi vogliamo fare, quindi per questo cerchiamo di lavorare sulla consapevolezza e su quello che vogliamo fare. Quello che vogliamo fare dipende da noi, e poi c'è anche l'avversario, ci mancherebbe altro, e sarebbe utopistico non pensarlo, ma noi, se vogliamo fare risultato, credo che la volontà umana possa, la forza di volontà possa permettere a qualsiasi squadra di esprimersi al meglio. Noi in particolar modo abbiamo delle potenzialità e delle individualità importanti, anche un'organizzazione di gioco importante, per poter, che con una forza di volontà appropriata possiamo fare risultato davvero dappertutto. Giorgi giocherà lì, giocherà Giorgi. Gigi sta dimostrando un grande spirito di attaccamento alla squadra, e sì, credo che sia molto bene, e quindi sappia benissimo, essendo un giocatore molto esperto, sappia benissimo che quello che ci stiamo giocando tutti, e quindi credo che sono molto fiducioso che da qua alla fine ci possa dare una grande mano. No, almeno non parte, si può dire. Tanto, almeno non parte, no, ha avuto un'infiammazione. Spacello ha fatto un'ottima gara, ma non per questo poi i giocatori debbono giocare perché hanno fatto la partita, perché magari gioca male domani e poi non gioca. E dipende molto dall'atteggiamento anche dell'avversario, di quello che pensiamo che possa essere atteggiamento, se ci danno, tolgono profondità, se sono più aggressivi, se ci tengono più palla. Quindi sono frutto di tantissime considerazioni tecniche. Con la fiducia è l'aspetto più importante di questo sport. Se ognuno di noi ha fiducia dell'altro incondizionatamente, credo che possiamo superare qualsiasi tipo di problematica.